Nel giorno della Nakba i confini di Israele si incendiano e i disordini arrivano sin nel cuore dello Stato ebraico, alle porte di Gerusalemme. Almeno 17 palestinesi sono rimasti feriti nei duri scontri scoppiati al checkpoint Calandia, in Cisgiordania, all'entrata di Gerusalemme in direzione di Ramallah. La giornata che per il popolo palestinese rappresenta letteralmente la catastrofe, la creazione dello Stato ebraico nel 48 e la conseguente diaspora di oltre 700.000 persone, si è tradotta in un bilancio di almeno 10 vittime dell'esercito israeliano alla frontiera con il Libano. Migliaia di palestinesi si erano radunati a Marun Arras, a meno di un chilometro dal confine ebraico. Una persona è rimasta uccisa anche ad est della città di Gaza, ma gli scontri più gravi sono stati quelli nelle alture del Golan, nei territori contesi al confine con la Siria. Sarebbero 10 le vittime dei colpi d'arma da fuoco israeliani contro una folla che, secondo l'esercito israeliano, era penetrata nella parte occupata. Si tratta dell'episodio più grave verificatosi tra i due paesi dall'epoca della guerra arabo-israeliana nel 1973.